Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing, a bushel of fun. Ciao a tutti Aries, allora questo qua è l'ultimo video tutorial per Natale che vi propongo, che poi me l'avete visto già in 1500 altri tutorial perché sui toni del marrone, insomma, è normale, però mi sa che quello che mi faccio io la sera, lo sapete, vado in chiesa, devo andare in chiesa la sera di Natale, la notte di Natale, quindi mi sa che faccio questo. E niente, messo con il marrone, è uno smokey eyes, insomma, come l'altro, solo che ci ho aggiunto la riga d'eyeliner, tutto qua, boh, a me piace, non so a voi, io mi piace perché me lo sono visto tante volte, non ho nessun rossetto sulle labbra perché devo dire che in questo periodo proprio le labbra sono pessime, per colpa della cura lo sapete ormai, però vi ho fatto vedere quattro opzioni, l'ultima quella del Viva Glam, mio fratello in bagno, Viva Glam di Lady Gaga, è stato un buco nell'acqua perché insomma avendo le labbra screpolate, soprattutto con quello che è un nude, si vede molto, quindi non rendeva molto bene, ma vi posso dire che è un rossetto eccellente, se scegliete un rossetto del genere va benissimo. Non ho fatto vedere un rossetto sul rosato perché ormai me l'avete visto a bizzeffe quel rosa di Essence che ho sempre sulle labbra mentre faccio i vlog. E comunque vi ripeto il nome per la 15ª volta, è il 53 All About Cupcake, 15ª volta che ve lo dico. Niente, scusate se il video è lunghino, ma non farò tagli, non farò velocizzazioni, è proprio così puro, è parlato così, capite meglio. E niente, spero che vi piaccia, noi ci ritroveremo per i saluti di Natale e poi dopo niente. Il video vlog lo farò dopo Natale, che vi faccio delle cose che mi ha regalato. Un bacione, ciao. E iniziamo. Allora, diciamo che questo make up è anche per farvi capire come trasformare un look da giorno in un look da sera, che poi sera, in pochissimo, insomma. Allora, vabbè, prima cosa è, io sapete che ho lo stick di Kiko più dell'ombretto sopra e vado ad applicarci lo stick solo nella prima parte dell'occhio. Ci fermiamo. Chi è lui lì? Boh, comunque. Ci fermiamo qua. Ok, fate conto che io la base c'ho quella di stamattina. Fate sempre conto. Ok, allora. Sfumo qua. Sfumo qua. E qua. Ok. Adesso vado a prendere un'altra base, diciamo. Questo qua è lo Smoky Eyeshadow Waterproof di Kiko. E io ho lo 03, che mi sa che era, cioè, un color tortora, insomma, è quello liquido. Questo qua. C'erano di tanti colori, c'era questo applicatore un po' farlocco. Chiamiamolo farlocco. Io vado a applicare così. Vabbè, faccio prima quest'occhio. Lo vado a mettere sul dorso da mano. Così, pulisco la spatolina, che è una spatolina flessibile, che per me da stendere proprio così sull'occhio si diventa mongoli. Quando ho fatto una cosa del genere, questa qua è solamente la preparazione alla base, quindi quando ho fatto una cosa del genere vado a prendere con le dita e lo vado ad applicare alla fine, vabbè, nel resto dove non l'abbiamo applicato l'altro, così. Siccome mi si secca, dopo lo applico anche di qua. Non vi preoccupate se sbaviamo un po', ci serve solamente qua in questa parte, vicino soprattutto al sulla palpebra, insomma. Poi dopo in su andremo a sfumare. Io ho bisogno però di un fazzoletto leggero. Ok. Adesso uno l'andiamo, aspettiamo che si asciughi, due sfumiamo verso l'interno così che rimanga un marroncino tortora proprio chiarissimo. Potete farlo, vedete, io messaggino lo faccio con le dita, stessa cosa di qua, sempre con il dito qua. Oh, mi si è infiammato l'occhio a scuola, infatti stavo per crepare, vabbè. Ok, così aspettiamo che si asciughi un po', non tanto
perché adesso andremo ad applicare un color tortora, veramente, che è il che è quello della MAC, l'Omega. Sì, è sporco da schifo che non si vedrà niente. Questo qua. Approfittato intanto per andare a rispondere ai messaggi. Prendo un pennellino a lingua di gatto. Questo qua è proprio un marrone chiaro e matte. Però io ho il pennellino che è sporco di brillantini, quindi non so cosa verrà fuori. Comunque, noi a questo trucco alla fine non lo vorremmo proprio matte, matte, matte. Vedete che adesso dà l'effetto patacca, però basta sfumare un po'. State tranquille. Che poi questo qua tenetevelo sempre fuori, perché lo andremo, perché nel caso fosse troppo scuro, andremo a scurire un po' i bordi, a sistemare un po' tutto. Lo porto così come ho fatto nell'altro. Ok, adesso di fianco, e poi andiamo a sfumarli, vado a applicare nella parte più chiara un color nude chiaro. Ho dei fallout, ma perché questo qua era un pigmento e l'ho tirato su come se fosse niente. Ma di solito questo qua, cioè un po' il marrone, potrebbe fare dei fallout. Sì, forse il marrone. Ok. Adesso con questo pennellino vado a sfumare i due insieme. Potete farlo anche con le dita o con i cotton fioc. Basta avere un po' di manualità, io ve lo ripeto sempre. Vedete che poi dopo però prevale il color nude, soprattutto in quest'occhio, e noi non lo vogliamo. Quindi vado a risistemare con del marrone questa parte qua, e vado a sfumare un po' con il marrone verso l'interno. Facciamo così. Ecco qua. Ci deve rimanere solamente un po' di color chiaro, solamente per avere il punto luce. Tutto qua. Adesso vado a prendere un matitone di Deborah, che è il 66, è un matitino più che altro perché l'ho usato tutto, ed è questo marrone, e con questo vado semplicemente a delineare la nostra forma dell'occhio. State molto attente a far solamente una linea, perché poi andremo a sommare il marrone all'interno, quindi attenzione. Ok, sono andata ad applicarlo anche un po' qua sotto. Vedete, ho fatto la forma del mio occhio, è delineato, ho fatto questo arco, archetto qua, perché voglio che sia incentrato il marrone qua ai lati. Adesso vado a prendere un pennellino angolato, come questo, che è abbastanza sporco. Cioè, non ho un pennello pulito che sia uno, perdonatemi, ma io sto per uscire, quindi è proprio l'ultimo giorno che riesco a fare un tutorial. Lo faccio in extremis. Quindi sfumo la matita, all'esterno non la voglio toccare, voglio che sia netta all'esterno. Quindi all'esterno io non tocco niente, vado solamente a sfumare verso l'interno dell'occhio. C'è Slash, si sente? Poi fa... Ciao Slash! Oh mio bimbo! Coccolin! Ok, nel caso rimanesse... magari parlo non a scatti, rimanesse poco illuminante, ne andiamo ad applicare un po' sopra, e se non attecchisce bagnatelo. Questa linea è ancora troppo netta, adesso va la lava. Adesso con il pennellino angolato vado a sfumare questa linea qua, così. Poi adesso avremo bisogno di un altro marrone. Il marrone che abbiamo usato prima, adesso praticamente andiamo a ricomporre tutti i colori. Quindi vado a prendere prima con pennellino il color nude e lo applico all'inizio dell'occhio. Faccio solamente quest'occhio adesso. Vado ad applicare il color tortora. Se lo riesco a prendere. Ah, mio Dio, non riesco a prenderlo. Ok, non riuscivo ad aprirlo. E lo vado ad applicare al centro, che però mattifica, diciamo, un po' tutto. E vado a prendere con il pennellino angolato, perché è l'unico che ho, questo marrone che ormai sapete che adoro, della palette 96 86, non me lo chiedete, non me lo ricordo, comunque questa, quello dei colori matte, e vado ad applicarlo qua
qua e poi dopo con il pennellino angolato così vado a sfumare verso l'esterno e con un fluffy brush o le vostre magiche ditina andate a sfumare tutto insieme. Ok, adesso vado a prendere un colore abbastanza brillante ma non tanto, che non si veda tanto insomma, che però non vogliamo che il trucco sia concentrato su questa parte dell'occhio ma molto su questa. Io in questi giorni faccio sempre i tutorial marroni e vado a prendere un po' di illuminante e lo vado ad applicare qua. Sapete che io faccio quest'angolo qua perché mi sembra che pulisca meglio l'occhio intorno e dia un po' di luce a tutto. E adesso vado a prendere con un pennellino piccolo 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 dell'oro. Allora, scelta dell'oro, dipende, lo volete con i glitter, lo volete senza tanti glitter, dipende da tutto da voi, quindi la scelta è vostra. Io, siccome ho usato già nella scorsa volta e tante volte l'opera di Zoeva, ho scelto un altro oro che proprio non è proprio un oro, è un oro mischiato a un marrone rossastro e lo applico qua. Adesso non si vedrà niente, ma dà un po' più di colore a tutto l'occhio, diciamo. Ok, mascara, eyeliner, vi consiglio di farla molto piccola e sotto niente, così facciamo le facce angeliche e ci vediamo dopo. Mi stavo macchiando la faccia, basta, basta! Ok, e questi qua sono i due occhi finiti. Devo dire che mi piacciono un sacco perché mi aprono lo sguardo e me lo fanno tutto un po', però me lo aprono molto e mi piace. Comunque, per le... oh, aspettate, tolgo i fallout. Ah! Sono andata contro il mascara fresco. Questa è Sarah Fairfield. Mio Dio! Ok. Non c'è più, non c'è più niente. Non c'è più niente. Ok. Fallout a parte e base rovinata a parte. Una cosa che io in questi giorni sto facendo che mi piace molto, ce l'ho ancora sulle guance ma un po' è andato via. Aspettate, facciamo che vi metto delle gran cipria sulle guance. Così va via. Ok, non è andato via del tutto, però un po' sì. Ok, vado a prendere la mia palette della Face Contour. Sì, si chiama Contour, io ho sempre chiamato Face Contouring, vabbè. Della Zoeva, che devo dire che è molto ma molto utile. E vado a mischiare questo, mi si è rotto quell'altro, yeah! Questo colore qua che è un rosa, mischiato a questo color cipria e sorrido e lo applico su tutta la guancia. Sfumo, mi raccomando, con un po' di cipria. Questo qua il pennello è impregnato di cipria, quindi non importa più, però dalla videocamera non si vede, però fa l'effetto molto più naturale, che sembrano proprio che siano le vostre. Oggi per le labbra volevo dire, vi do delle varie opzioni. Questo rossetto l'avete visto milioni di volte da me ed è il 396 di Kiko. Io lo adoro, lo metto a scuola, lo metto dappertutto, lo amo alla follia. Ecco qua. Altro, non le sto facendo in ordine di scurezza eccetera, perché ho dei rossetti che sono in un'altra scatolina e non mi vado a prendere, dopo li vado a prendere. Ed è 609 di Kiko. Sto facendo un gran casino perché sto facendo in fretta a togliermi e mettermi. Ed è il... questo è qua, il pin up della Zoeva. Questo qua è il Gaga 2 di NAC, che purtroppo mi secca molto le labbra.